te, amore, una cura ayurvedica. Bene, ciao, benvenuti qui sul canale. Ma che sta dicendo? Ciao a tutti! Benvenuti qui sul canale! Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Brava. Non capisco perché debba cambiare l'intro. Oggi un latte magico, magico, veramente. Lui continua a chiamarlo latte magico. Sì, ma non è un latte magico, è il Golden Milk. Il Golden Milk è un rimedio ayurvedico per ogni male. Diciamo che è un ottimo antinfiammatorio. Una cura di 40 giorni di questo nettare squisito vi toglierà dolori articolari, infiammazioni varie, costituirà il vostro sistema immunitario, vedrete gli angioletti che vi svolazzeranno attorno e vincerete la lotteria. Sicuramente, non lo so se succederà tutto questo, ma posso garantirvi che guardando il video di una youtuber che si chiama Maghetta Streghetta, vi metto il link qua sotto, questo Golden Milk mi ha molto molto incuriosita, così mi sono messa a fare le mie solite ricerche. Dove vai? Spostando un po'. Così mi sono messa a fare le mie solite ricerche, mi sono aggiornata, ho visto che è una panacea per tanti mali e ho cominciato questa cura che oggi voglio condividere con voi. E quindi andiamo a preparare. Lascia stare, lui non la sta sapere. Facendo. Va bene, andiamola a preparare insieme e vedrete che è facilissimo farlo. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro Golden Milk, il nostro nettare d'oro che ci farà stare bene in 40 giorni. E allora, per una cura per due persone per 40 giorni occorrono, per la pasta base, 100 g di curcuma. Io ho preso questa al bio della un pizzico di vabbè, ma una curcuma, voglio dire, vale l'altra. 240 g di acqua. Se invece volete preparare gli ingredienti solo per una persona per 40 giorni, basteranno 50 g di curcuma e 120 g di acqua. Per preparare invece la bevanda ci occorreranno mezzo cucchiaino della pasta di curcuma che faremo adesso insieme. Un cucchiaino di olio di mandorla dolce. Mi raccomando, l'olio di mandorle, non quello che si usa per la cosmesi, ma quello che si usa per il cibo. Una tazza di latte vegetale. Quindi una tazza di latte, io qua ho un latte di riso aromatizzato alla vaniglia oppure un latte di quinoa, ma va bene anche il latte di avena, il latte di soia, quello che avete in disponibilità. E poi dolcificate con un miele, io dolcificherò con uno sciroppo d'agave. Allora, intanto prepariamo la pasta base. Versiamo all'interno di un tegamino tutti i 100 g di curcuma e i 240 g di acqua. E adesso mettiamo sul fuoco e amalgamiamo benissimo l'acqua e la curcuma. Alla fine di questo andare su un fuoco lento dovrà esserci una pasta abbastanza densa, tipo dentifricio. Occorreranno 3 minuti al massimo di lavorazione. Ok, eccoci a fiamma bassa. Cominciamo a mescolare. Ecco, vedete, la pasta cambia un bel po' consistenza e diventa anche di un bel giallo ocra, bello bello forte. Perfetto, la nostra pasta di curcuma è pronta, vedete, bella compatta. Possiamo scenderla dal fuoco e farla raffreddare un po'. Adesso mettiamo la nostra curcuma all'interno di un vasetto e qui dentro facciamola raffreddare. Questo composto potrà essere conservato in frigorifero fino a 40 giorni. Adesso prepariamo il nostro, ecco qui, il nostro la nostra pasta di curcuma in barattolo. La chiudete in frigorifero per 40 giorni. Questa è la quantità per due persone, una cura per due persone. E di cura si parla, anche se poi se volete continuarla oltre i 40 giorni non ci sono problemi. Adesso cominciamo a preparare la nostra ricetta. Prendiamo una tazza di latte di riso, questo è leggermente aromatizzato alla vaniglia, voilà, e versiamolo nel pentolino. Mezzo cucchiaino di pasta di curcuma e mettiamola dentro. Potete arrivare fino a un cucchiaino abbondante, alcune persone ne mettono due, ma secondo me poi il sapore diventa troppo esagerato. E adesso mettiamo sul fuoco. E adesso facciamo riscaldare il nostro latte, che deve fumare ma non bollire. Quindi quando vedrete che fumerà,
potete scenderlo dal fuoco. Dolcifichiamo con lo sciroppo d'agave, aggiungiamo un cucchiaino di olio di mandorle. Se volete, e lo avete, potete emulsionare tutto con un frullino, ma proprio poco, eh? È del tutto facoltativo dare una spolveratina di cannella. Guardate che bel colore! E il nostro golden milk è pronto per allietare le nostre mattine e renderle speciali con questo suo bellissimo colore e con un sapore che vi sorprenderà, tant'è gradevole. Sono sicura che continuerete a provarlo anche dopo i 40 giorni e ad usarlo come colazione, perché vedrete ha un sapore davvero gradevolissimo. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Se anche voi dopo questo latte vi sentite un po' stregoni, un po' streghe, maghi e folletti, siete nel canale giusto, avete visto la ricetta giusta. E quindi provate questo latte magico e fateci sapere se dopo 40 giorni siete vivi o meno. No, sarete vivi senz'altro, potrete stare solo meglio. Bene, noi ci rivediamo presto per un nuovo video e vi assicuro sarà più goloso di questo. Sempre qui, sulle nostre tavole. Ciao!